Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Oggi, secondo giorno del nostro mese novembre in fantasy, ci occuperemo di radici. Quindi proveremo a scoprire insieme quella che potrebbe essere stata la matrice d'origine del genere fantastico. E qui sorge spontaneo infilare una puntualizzazione brevissima ma doverosa, giusto perché abbiate presente quanto l'uomo nel corso della storia, nel corso della sua carriera, delle sue mille carriere, nel nostro caso quella letteraria, culturale, abbia fatto sfoggio della propria stupidità. Perché in un dato momento della sua evoluzione, del suo percorso evolutivo, l'uomo ha scelto, in particolar modo l'uomo indaffarato negli ambiti letterari, ha scelto di dividere l'alta letteratura dalla narrativa di genere. E boh, chiudiamo la puntualizzazione, mi sembrava giusto perché il genere fantastico merita di essere restituito al suo potere, al suo legittimo potere e al suo legittimo ruolo di traduttore della realtà, delle realtà, dei suoi significati più nascosti, dei suoi significati più intimi e di quelle realtà che non abitano fuori dall'essere umano ma abitano dentro l'essere umano. Pensando a un inizio, pensando al principio di tutto, mi è venuto immediato il collegamento con le civiltà primitive, le comunità primitive, chiamiamole comunità, che mi piace di più, è una forma molto più solidale e anche più vicina al concetto di condivisione piuttosto che civiltà, perché l'idea di civiltà io sto cominciando a metterla in discussione, e soprattutto l'idea di civiltà ad oggi, da quando l'uomo si è detto civilizzato a oggi. Pertanto, comunità. Le prime comunità di esseri umani cosa facevano? Ritrovandosi a vivere in un ambiente completamente naturale, privo di qualsiasi tipo di contaminazione, inviolato, virgineo, manteneva un'apertura mentale tale da poter mettersi in relazione diretta con le forze naturali che governavano la natura, forze naturali dotate, secondo l'essere umano primitivo, di una energia senziente, di un'energia pulsante, vitale e vera, come la vita che l'uomo stesso iniziava a sperimentare. E dovendo risolvere il grande mistero della vita e tutto il bagaglio fenomenologico naturale che circondava l'essere umano, ecco che è arrivata in aiuto, è arrivata in soccorso l'immaginazione, questo strumento, questa dote che l'uomo ha innata e che non deve andare a comprare da qualche parte, ma l'abbiamo tutti, serve solo fare palestra, come ogni muscolo che desideriamo sviluppare per una maggiore forma fisica, per una maggiore tonicità, per un maggiore benessere personale e non solo, va allenata. L'immaginazione andava allenata e così gli esseri umani primitivi, c'era una volta, tanto tempo fa, si radunavano intorno ai fuochi, magari alla fine di una battuta di caccia, osservando anche il contesto animale, il contesto vegetale, in qualsiasi situazione essi si trovassero, e raccontavano attraverso una gestualità, attraverso una ritualità, attraverso una pratica fonetica, dei metodi fonetici particolari che erano molto spesso associati alla danza, al ritmo, al canto, a un'espressione comunicativa primigenia, selvaggia, che aveva però tutto il sapore della magia, perché sapeva parlare in un linguaggio così sottile da mettersi in connessione con le altre dimensioni che abitavano il cosmo, con tutti i suoi elementi costitutivi. Quindi l'uomo è stato da sempre un narratore e, a mio avviso, permettetemi di adesso sparare questa cavolata, ma lo faccio con audacia e me ne assumo tutte le responsabilità,
A mio avviso il genere fantastico è stato il pioniere di tutti i generi, perché le prime storie che l'uomo si è raccontato sono state delle storie surreali, delle storie straordinarie che inscatolavano o custodivano le manifestazioni sorprendenti e incredibili della natura stessa e lo stesso mistero della vita umana, come dicevamo prima. Tutto ha preso forma da quei racconti primitivi, quei racconti fatti di piena e pura immaginazione. Non c'era possibilità di sbagliarsi, non c'era possibilità di condizionarsi da qualcosa inventata dall'essere umano, perché tutto quello che l'essere umano aveva a disposizione era frutto, un prodotto del creato, ed erano gli unici mezzi che l'uomo possedeva per poter raccontare, per poter inventare. Dopo l'uomo primitivo troviamo i miti. Il mito, noi siamo abituati, l'uomo è stato abituato a destinare tutta l'attenzione al mitologico europeo, la mitologia classica greco-romana, pensiamo all'Iliade, pensiamo all'Odissea, pensiamo poi all'Eneide, la mitologia nordica, la mitologia norrena, la mitologia francese, la mitologia bretone, i romanzi di Chrétien de Troyes. Io mi ricordo che vada pronunciato così il suo nome perché a scuola il nostro insegnante di italiano ci fece leggere il ciclo dei romanzi cortesi, dell'amor cortese, e lì troviamo l'universo e la dimensione arturiana con i Cavalieri della Tavola Rotonda, che ha in sé il germe del fantastico, tradizione orale prima e poi tradizione scritta in seguito. La tradizione orale affidata ai bardi, ai cantastorie, si ritrovavano nelle taverne, nelle locande, nelle corti imperiali, regali, nei luoghi domestici. Ecco, notate come, perché questa è una cosa interessante, secondo me, da tenere in considerazione. L'uomo non ha mai potuto fare a meno della figura del narratore, addirittura ha affidato a questa figura un ruolo all'interno della sua società, perché il cantastorie veniva rispettato, veniva riconosciuto come tale, solo egli poteva essere depositario, comunque veniva chiamato perché unico depositario, unico custode, una sorta di enciclopedia vivente di tutto il passato, di tutte le leggende che venivano raccontate un tempo, di quelle divinità, delle origini del mondo, delle varie versioni, delle geste, delle imprese dei figli degli dei, che facevano parte del corollario immaginario folcloristico che era diventato cultura per quei popoli. La figura del bardo è una figura di tutto rispetto, con la sua valenza sociale, con la sua valenza morale e con il suo potere. E il bardo era un vero detentore di potere. La storia narrata, che già faceva uso dell'arte, dell'immaginazione, si accompagnava all'arte musicale, perché erano anche musici, quindi usavano il canto, usavano la lira, usavano la cetra, usavano l'arpa. Poi nel corso del tempo la figura del bardo ha perso di fascino, ha perso di potere, siamo un po' tutti cantastorie, è nata la figura dell'autore, è nata la figura del narratore di professione, di mestiere, che inventa mondi su carta, che lascia la sua eredità, lascia un'orma narrativa molto solida. Il ruolo del fantastico all'interno della società è stato di conforto per quanti continuavano a sentirsi oppressi dall'immensità della vita e dalla superiorità di qualcosa che aleggiava sulla vita e che talvolta sembrava interferire a favore o a sfavore, quindi bisognava essere accorti. E come fare per ingraziarsi questa energia? Le storie aiutavano a ideare dei modi, aiutavano a configurare quello che poteva essere il pantheon delle divinità preposte alla sorveglianza della vita dell'essere umano. Il fantastico anche come evasione, perché pensiamo dal 500 in poi, già nell'Italia rinascimentale comunque abbiamo altre opere di spicco, nell'Ottocento si sviluppano quei racconti e quei romanzi fantastici destinati all'infanzia, quindi Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz, le fiabe stesse. Ed ecco che il fantastico non è soltanto un modo per ricordare il passato, per ricordare le proprie radici e la propria discendenza divina e mitologica, ma anche un modo per evadere la realtà, un modo per intrattenerla, un modo per restituire
costituirsi, se non integri del tutto, perché parliamo dell'Ottocento, quindi di un mondo che stava iniziando a industrializzarsi o che, se non proprio già industrializzato, di un mondo che camminava sulle strade, che aveva delle abitazioni, che parlava un linguaggio molto più colto, molto più esercitato e che aveva istituito tutta una serie di maniere, tutta una serie di codici per vivere la società, che già cominciavano a separare una comunità dall'altra, ecco, se non completamente integri, ma in buona parte, per restituirsi alla magia, a quella magia madre generatrice. Poi c'è anche il fatto che l'immaginazione, quindi la fantasia, il genere fantastico, si è unito in viaggio alla curiosità. La curiosità è un altro di quegli ingredienti fondamentali e naturali dell'essere umano. Accanto all'immaginazione, fate i conti un po' voi, pensate a quanto potesse essere invincibile e inattaccabile la copiata, e il fantastico si prestava benissimo, era il campo migliore di esplorazione, di ricerca, ed ecco perché la scrittura di storie fantastiche è la nascita di autori sempre più numerosi che rimpolpavano il genere, che rifornivano il genere. Nel 1920 però c'è quello che potremmo definire l'ingresso ufficiale del fantasy, così come noi siamo abituati a concepirlo oggi nella sua accezione moderna, perché nel 1923, se non mi sbaglio, viene stampato il primo numero della rivista Weird Tales, la rivista del bizzarro, perché il fantastico investe anche il campo del surreale, dell'immaginifico e quindi dello strano, del bizzarro. In questa rivista verranno pubblicati tanti racconti, tanti contributi di autori ambasciatori del genere. Per esempio farà la sua comparsa, se non mi sbaglio anche qui, perché le informazioni che ho raccolto in questi giorni per registrare questa puntata sono state tantissime e mi si sono affollate nella mente, quindi potrei fare confusione, ma in tal caso comparirebbe delle scritte lampeggianti d'avvertimento: non date retta a questa menzognera, non date retta a questa ingannatrice, perché nulla di ciò che dice è vero. No, però, scherzi a parte, dovrebbe aver fatto la sua comparsa in uno dei numeri primi di Weird Tales anche la figura, il personaggio di Conan il Barbaro, che aveva un altro nome, protagonista dal 1932 di una serie di racconti e di romanzi, poi nati dalla mente dello scrittore Robert Erwin Howard e dei suoi continuatori. Ecco, Conan è stato il primo personaggio fantastico che ha promosso il genere heroic fantasy, cioè il fantasy eroico, quello che ha al centro delle vicende un protagonista o una protagonista, molti protagonisti, poche protagoniste, soltanto poi forse con Marion Zimmer Bradley, Ursula K. Le Guin, autori più contemporanei, più avanti, si cominciano anche Terry Pratchett, si cominciano ad avere delle protagoniste femminili, però era un genere molto riservato ai protagonisti maschili che diventano eroi di qualcosa, di se stessi, di un mondo da salvare, di creature da proteggere, di magia da preservare, di tanti altri obiettivi, di tante altre missioni. Arriviamo al 1936, dove ad Oxford un noto professore di nome J.R.R. Tolkien cominciava a studiare e a compilare un vocabolario di lingue elfiche, di lingue fantastiche. Tolkien è stato insignito di tantissimi premi, di tantissime cariche e di tantissimi nomi prestigiosi, tra cui padre della letteratura fantastica, però c'è da fare una specificazione, una sottolineatura. Tolkien, anche io cadevo nell'errore di definirlo padre della letteratura fantastica tutta. Non è esatto, perché Tolkien è il padre della letteratura fantastica alta, the light fantasy, con l'Hobbit nel 1936 e il Signore degli Anelli, inteso e concepito come volume unico, degli anni 1954-1955. Tolkien poi è stato scrittore di tantissime altre storie che hanno approfondito le caratteristiche del suo mondo, le caratteristiche dei popoli da lui inventati,
che sono stati pubblicati postumi, sono stati raccolti dai figli e dati alla luce successivamente alla morte dell'autore. E c'era chi contestava questo postulato affinché venisse fatta chiarezza, proprio per attribuire i giusti meriti. In Tolkien sono evidenti rifacimenti e gli echi al filone medievale del genere fantastico. Dopo il successo del Signore degli Anelli e la popolarità indiscussa di Tolkien, tanto grande da valergli la candidatura al Nobel, ecco che il genere fantastico può respirare e rinasce con nuovi autori, con il sopraggiungere di nuovi autori dediti al genere che ne approfittano, quindi Marion Zimmer Bradley, Le Nebbie di Avalon, Terry Brooks con il suo ciclo di Shannara, con I Regni di Landover, e Terry Pratchett con la saga del Mondo Disco e tutte le altre collaborazioni con diversi autori. Fa capolino anche Stephen King nel nostro itinerario, che ha contribuito al fantastico grazie alla saga della Torre Nera, nonostante non tutti gli elementi siano da ricondurre al fantastico, alle caratteristiche fondamentali, salienti del fantastico canonico, del fantastico classico, perché Stephen King è un autore che si è sempre contraddistinto per la mescolanza di più generi, di più ambiti narrativi di ispirazione. Quindi abbiamo il western, abbiamo l'horror, abbiamo il fantasy western, abbiamo il weird nella Torre Nera, c'è veramente un po' di tutto, però viene solitamente inserito nella lista dei libri fantastici da leggere almeno una volta nella vita, comunque un'opera fantastica di Stephen King. E poi Neil Gaiman, citiamo anche lui, ma certo, fa parte della combriccola. Il suo fantasy è stato definito, ritrovato in un articolo, non lo sapevo, fantasy poetico, perché se in Tolkien si affrontavano i temi della la decadenza del mito, il crepuscolo degli dèi, con l'avanzata della tecnologia e della modernità, dell'era moderna, dell'essere umana, dell'essere umano, benché la lotta fra bene e male, benché la lotta fra forze oscure e forze di luce ci fosse e non fosse esplicitamente riferita a questo, però custodisse in sé, ce l'ha in sé le metafore, i chiari riferimenti, i chiari messaggi. Nel fantastico di Neil Gaiman la divinità non si estingue, non viene annullata dal contesto del vivere umano, ma coabita con l'essere umano. In questo senso mi viene in mente American Gods, però se no, o Sandman, però se non pensiamo alle opere di Gaiman prettamente mitologiche, pensiamo a Coraline, che comunque ha un suo contesto mitologico, ha un suo scenario mitologico, ma anche Il Figlio del Cimitero ne ha uno, ma anche Stardust ne ha uno. Ecco, lì in Stardust c'è tantissimo del fantastico poetico. Se avete voglia di scoprire questa poetica fantastica di Neil Gaiman, forse dovreste cominciare proprio a leggere Stardust. Arriviamo, ci avviciniamo ai giorni nostri, alla nostra contemporaneità, quindi a J.K. Rowling con Harry Potter. Il fantastico ha un po' lasciato perdere il background del realismo fantastico, della crudezza di contenuti, nonostante nell'opera di J.K. Rowling e di quelle che a lei seguirono, basti pensare al fantasy young adult, all'urban fantasy, al paranormal fantasy, a tutti i sottogeneri, che hanno invalidato, secondo me, laddove magari l'idea non era originale ma si ripeteva nei cliché e nei temi, nei ruoli, nei personaggi che abituali che il lettore si ritrovava a incontrare a ogni lettura di ogni libro, a parte in quei casi. Però in linea di massima il moderno fantastico ha infiacchito il fantastico nelle sue prudezze, nella sua possenza, si può dire possenza, prestanza, diciamo prestanza, nella sua prestanza, che era un fantasy tosto, era un fantasy appunto feroce. Con J.K. Rowling si allinea una nuova costellazione favorevole nel firmamento del fantastico, però c'è da dire che, sebbene abbia subito una battuta d'arresto dopo J.K. Rowling, che è stata forse l'ultima di un certo periodo, poi in Italia Alicia Troisi, Valerio Evangelisti, e Luca Tarenzi, Francesco Di Mitri, Pier Domenico Baccalario per i più piccoli ma anche per i più grandi, ma adesso ne stanno tornando all'auge,
nomi che facevano parte della Mondadori Urania, per esempio, della Mondadori Fantastica. Uno fra tutti, Dario Tonani, che è tornato in libreria con Naila di Mondo 9. Quindi c'è un riscatto dei nomi del fantastico, però dopo J.K. Rowling si è andati allo Young Adult Fantasy. Non ha cavalcato la stessa onda Martin e insieme a lui tanti altri nuovi autori che sono stati autori di nicchia del fantastico, perché purtroppo il fantastico si è ridimensionato talmente tanto da diventare addirittura un genere di nicchia, un genere per i nerd, per i geek, per quelli appassionati sfegatati, per gli intenditori, conoscitori che lo hanno sempre bazzicato, che l'hanno sempre frequentato e quindi non lo avevano perso di vista. Ma per i nuovi, ecco, iniziarsi a quel genere fantastico è, non voglio dire complicato né impossibile, però faticoso, più lento e graduale. Quindi abbiamo Martin che ritorna con un ciclo di high fantasy anche venato di storia, con dei personaggi e delle situazioni e degli scenari efferati, dove non sono risparmiate le scene di sangue, i combattimenti, ma anche la violenza che può esserci all'interno di uno scenario fantastico, specialmente quando si raccontano le geste e le vicende di casate, dinastie che devono usurparsi il trono a vicenda, che devono stabilire il nuovo erede, che devono conservare la corona, che devono difendere la razza e la specie e tante altre situazioni. Dopo Martin, con le cronache del ghiaccio e del fuoco, abbiamo scoperto, perché secondo me esistevano già, lavoravano già, ma da noi i loro nomi sono arrivati in ritardo, fuori sincrono, diciamo così. Abbiamo scoperto Brandon Sanderson, abbiamo scoperto Steven Erickson, Ursula K. Le Guin, Robert Jordan, che è stato portato a compimento da Sanderson dopo la sua prematura scomparsa, Michael Moorcock, Herbie Brennan, Philip Pullman, Terry Goodking, Andrzej Zapowski, Robin Hobe, Silvana De Mari tra le italiane, Tracy Hickman, Guy Gabriel Kay, Robert Anthony Salvatore, Christopher Paolini, Patrick Rothfuss. Questi sono solo alcuni dei nomi del fantastico contemporaneo, del high fantasy e dell'epic fantasy contemporaneo. Ah, China Mieville, ecco, mi sono dimenticata di nominare lui, ma anche Mark Lawrence, Joe Abercrombie, ce ne sono davvero tanti. Provate a navigare voi in rete alla ricerca dei nomi del fantastico dall'Ottocento a oggi, vi sentirete schiacciati dal peso e dalla quantità e anche dalla qualità di questi autori che hanno dato al mondo delle storie importanti che per molti sono valse proprio come storie di salvezza, come storie di riabilitazione e risanamento di se stessi. Il fantastico, per concludere questa digressione, in questa puntata ci siamo un po' divertiti a ricostruire quella che poteva essere la linea cronologica d'evoluzione del genere fantastico. In una delle prossime puntate ci occuperemo invece della classificazione di tutti i sottogeneri del fantastico, perché è utilissimo e secondo me proprio imprescindibile che un lettore del fantastico abbia ben salde nella mente le differenze tra i vari sottogeneri. Perciò alla fine di tutta questa nostra conversazione arzigogolata e tortuosa possiamo dire, come già è emerso, che il fantastico resterà sempre in mezzo agli uomini perché è vocazione dell'essere umano quella di inventare, di immaginare, di creare nuove imprese. Amici, io vi do appuntamento a domani con il terzo episodio del nostro Novembre in Fantasy. Vi aspetto nei commenti, come sempre, trepidante, felicissima di potermi confrontare con voi. Fate come sempre milioni di strabilianti letture fantastiche, aggiungerei. Dalla vostra Anita Book è tutto! Ciao ciao amici! Ciao ciao!